Cami Bio, fedeli alla natura. Questa azienda nata a Cava dei Tirreni, che si basa su un'offerta di prodotti della cosmesi biologica. Vi aspettiamo nel nostro store, sito in Viale degli Aceri 56, accanto alla Villa Schwerte. Il 22 gennaio di un anno fa moriva Nunzia Maiorano, una moglie, una madre e soprattutto una donna cavese. Uccisa dal marito con 47 coltellate e davanti ad uno dei suoi 3 figli, Nunzia, a distanza di un anno, unisce nel suo nome l'intera comunità metelliana, stretta in un unico grande abbraccio collettivo. Infatti, 3 saranno i momenti organizzati in sua memoria mercoledì 23 gennaio. A partire dalle ore 17, a Palazzo di Città, si parlerà di una delle piaghe della nostra società, che non ha limiti né confini, la violenza sulle donne. Interverranno il sindaco Vincenzo Servalli, l'assessore alle politiche sociali Antonella Garofalo, gli avvocati Elisabetta Androvaldi e Francesco Siniscalchi. Alle 19 si darà inizio ad una fiaccolata che partirà dal comune, attraverserà il centro storico e terminerà a San Francesco. Al termine della fiaccolata, nella chiesa di San Francesco e Sant'Antonio, alle ore 20, verrà celebrata una santa messa in suffragio della donna. E di Nunzia e del suo efferato omicidio se ne è parlato anche nell'ultima puntata di On, il format di approfondimento firmato RTC Quarta Rete, con il fratello della donna, Giovanni Maiorano, e gli avvocati Carmela Novaldi e Francesco Siniscalchi. Durante la trasmissione, gli ospiti in studio si sono poi rivolti anche a tutte le donne vittime di violenza in ascolto. È importante dire che è garantito l'anonimato, per cui state tranquille, mi rivolgo a chi ci ascolta da casa e vive questo tipo di situazioni o che ha conoscenza di persone che vivono queste situazioni. È garantito l'anonimato, per cui rivolgetevi ai centri antiviolenza, rivolgetevi alle associazioni, raccontate la vostra storia, chiedete informazioni perché potete essere tutelate sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista legale, ma anche dal punto di vista strettamente economico e commerciale, perché ci sono anche dei dottori commercialisti per darvi aiuti anche dal punto di vista economico, perché spesso e volentieri le donne non denunciano queste situazioni di violenza perché temono il domani, temono la condizione anche economica che andranno a vivere, e quindi si chiedono come farò a mantenere i miei figli, come farò a gestire la famiglia. Quindi da questo punto di vista troverete accoglienza e sostegno a 360 gradi, rivolgetevi ai centri antiviolenza, chiedete informazioni e chiamate, se vivete queste situazioni, il numero verde 1522, vi risponderanno delle persone con competenze di tutti i generi per sostenervi anche psicologicamente e per cercare di spiegarvi che determinati atteggiamenti non devono essere tollerati perché sono dei campanelli di allarme di situazioni che poi possono degenerare. Avendo vissuto in prima persona alcune cose dette da mia sorella, forse io non conoscevo nemmeno l'associazione Frida, purtroppo, forse si poteva fare qualcosa, lo potevo dire, però si pensa sempre, dice, vabbè, forse non si arriverà a tanto, però io dico sempre, quando c'è già un minimo segnale, c'è uno schiaffo, una qualsiasi cosa, ma queste cose vanno denunciate, ma cioè dall'inizio, non bisogna aspettare che si arrivi, cioè passa un mese, poi altre violenze, quindi denunciare ma da subito.